gliel'abbiamo fatta a finestra. Mamma mia, porca troia, è fatta. Che ore è? Non lo so, zoomiamo sull'ora. No, Enzo, guarda che botte. È le due, è dalle due che stiamo qui davanti. Le due di notte, signori, queste sono le 7:15 della mattina. Birra in mano. Facciamo colazione. Dalle due di notte, dopo una leggera sbronza, per alcuni molto pesante. Diciamo, sì, dalle due di notte, quindi siamo abbastanza schizzati. No, ma chiamo Andrea. Andiamo solo da Lori, chiamo Andrea, che dite? No, non mi vede come Lori, però chiamiamo Andrea. Non lo svegliamo però. Perché Lori non voleva essere svegliato. No, giusto. Cazzo, signori, questo è il dopo video, un video che rimarrà nella storia. Probabilmente faremo milioni. Faremo milioni e milioni di dollari da convertire in euro poi, però. Attenzione! Lori. Che dire, non c'è da cazzo farlo. E questo era Lori. Non apprezza l'arte, ma ha dato un grande contributo. Non apprezza l'arte, ma la mette da parte. Che cazzo mette da parte se non c'è l'arte? Questa era proprio la cosa. Fate portello che devono svegliare. Cinque ore svegli. Cioè, svegli oltre il limite. È ovvio che il goffo che c'è in noi esce sempre inesorabilmente. State facendo un bordello clamoroso. Non ho a dormire anche. Signori, un bordello clamoroso. Dai, no, ma svegliando. Il goffo. Io mi metti sotto i miei. Zitti. Il goffo che c'è in noi esce sempre. Signori, abbiamo cominciato che la notte fonda. Ora il sole ci abbaglia. Sul video potete anche vedere bruschi passaggi dal giorno alla notte. Calcio al popolo. Certo. Ovvio. Tu chiedilo. Andrea. Toccalo. Guerra. Non voglio andare a scuola, mamma. Che sei? Andrea, se vuoi vedere il video è pronto, se no lo vedi domani. Lo vedi domani pomeriggio, no, oggi pomeriggio. È stato un bordello. Sono le 7:30 la mattina. Se vuoi è pronto, lo vuoi vedere? Ma fa colazione o no? Sicuro. Niente, allora te lasciamo dormire. Vabbè. Non lo vuole vedere, è incredibile. Vabbè, ce lo cerchiamo dopo. Fa culo. Il lettore vuole essere svegliato, signore. Te incazzavi se non te svegliavamo. Te incazzavi, Nicola che fa le frasette con le frasette mie. Che incazzavi? Ah, naturalmente, voi di YouTube non sapete riconoscere le voci, quindi vabbè, il cantante ve lo ricordate, The Wrong Mexican Guy, probabilmente vi ricordate anche il batterista. Diamo un po' di spazio anche al chitarrista, grazie. E torniamo alla routine di sempre.